Bentrovati all'ultimo appuntamento con i megatrend. Oggi, infatti, si conclude il nostro viaggio alla scoperta dei nuovi temi di investimento. E per concludere degnamente lo faremo illustrando super megatrend, la digital economy e l'intelligenza artificiale. E lo faremo con due super esperti dal punto di vista della tecnologia e dal punto di vista dell'investimento. Si tratta di Matteo Bonfanti, direttore Technology Transfer dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, che ci farà il punto sulle innovazioni tecnologiche e ci anticiperà alcune novità del futuro, e con Vincenzo Saccente, Head of Sales Lyxor ETF Italia, che ci spiegherà come investire nella digital economy e nell'intelligenza artificiale. Vi ringrazio molto per la vostra partecipazione e comincio con Bonfanti. Il digitale è il megatrend trasversale a diversi settori economici. Quali sono quelli finora più impattati? Bene, grazie mille per l'opportunità di parlare in questa trasmissione. Beh, inizierei col dire che il digitale è una parola della quale si sente parlare da moltissimo tempo. Forse se io penso al digitale, alla prima volta che è stata associata, mi vengono in mente una cosa banale, come gli orologi digitali negli anni Ottanta. Poi nel seguito questa cosa si è evoluta, si è parlato di internet negli anni 2000 e se ne parla ancora oggi. La spiegazione è che la parola è rimasta la stessa, ovvero digitale, ma dietro questa parola, nel corso del tempo, si sono evoluti diversi significati, in continua evoluzione tecnica e tecnologica, in funzione proprio del periodo nel quale poi si andavano a declinare. Ad oggi, gli impatti del digitale, come viene inteso nel 2020, sono veramente trasversali. Si va dal digitale, quindi puro inteso come software, ma anche ad altri settori come trasporti, commercio, energie, fino ad arrivare alla salute. Faccio proprio l'esempio sulla salute, che è quello che potrebbe essere meno noto. In questi anni è nato un nuovo filone, quindi un nuovo trend, che si chiama Digital Health, ovvero digitale health, che vuol dire salute. Che cos'è il Digital Health? È il connubio tra le tecnologie digitali e quelle più, diciamo, tipiche nel mondo delle scienze della vita. Il Digital Health sta diventando un nuovo settore, viene citato anche nel Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza. Dietro questa parola ci sono una molteplicità di applicazioni. Faccio un esempio, la cartella elettronica, alla telemedicina, all'applicazione di nuovi algoritmi e software nel campo della diagnosi, arrivare a dispositivi indossabili che possono migliorare la qualità della vita delle persone e possono aiutarci a seguire diverse terapie. Quindi spero di aver dato, come dire, un overview abbastanza ampia, ma perché è ampio le parole e i settori dietro i quali si cela la parola del digitale. Ecco, ci può fare qualche Ecco, ci può fare esempio qualche pratico, diciamo, di elementi digitali che, tra l'altro, ci appartengono anche nella vita quotidiana? Assolutamente sì, faccio l'esempio, guardo il mio smartphone, ecco, lo smartphone è un esempio di digitale che è diventato reale tra di noi. Un esempio pratico che abbiamo visto nascere e fiorire durante durante la pandemia Covid è l'esempio degli e-commerce. Facciamo gli esempi di cose banali ma altamente innovative. Fare la spesa utilizzando il proprio smartphone. Questa è una tecnologia digitale che è diventata realtà, che sembra banale ma non lo è, che sembra poco innovativa ma non lo è altrettanto, perché grazie a questa applicazione una persona che abita magari in America o lavora in America poteva fare la spesa per magari il proprio genitore anziano che si trovava a migliaia di chilometri di distanza. Penso anche ad altri esempi che non erano noti, per esempio guardando sempre lo smartphone, il GPS. Ecco, il GPS è una tecnologia ormai data nota. Ecco, negli ultimi anni, grazie alle tecnologie digitali, a quella che prima è stata citata come intelligenza artificiale, ha avuto un'evoluzione. Ormai il GPS non serve solo per capire la strada più veloce per andare da un punto A a un punto B, ma serve capire in quel momento, quindi sostanzialmente serve capire qual è il traffico.
e arrivare in una situazione magari paradossale. A me è capitato di vedere delle macchine che di qualche anno fa, ma non troppe, che avevano dei GPS altamente evoluti, pagati qualche migliaio di euro, installati nella macchina, ma il guidatore non li usava il proprio telefono perché questi sistemi GPS non erano dotati dell'intelligenza che si trova sul GPS che abbiamo sul telefonino, ovvero quello di poter dire qual è la strada più veloce in quel momento. E dietro questa tecnologia c'è molto digitale e molto dell'intelligenza artificiale citata prima. Chiuderei però con un esempio. Ho citato gli orologi digitali all'inizio della mia presentazione, e faccio un altro esempio legato al mondo di quello che dicevo del digital health. Forse voi sapete che qualche anno fa la Apple ha lanciato l'Apple Watch, quindi l'orologio digitale della Apple. Al di là delle funzioni che già penso tutti più o meno conoscono, ecco, qualche anno fa, nel 2017, nel 2018, l'Apple Watch è stato registrato negli Stati Uniti da parte dell'ente che si occupa di registrare nuovi farmaci, dispositivi medici, ed è stato registrato proprio come un dispositivo medico. Perché non è solo un orologio digitale come lo intendavamo una volta, ma è anche un dispositivo che può perfino predire episodi di fibrillazione atriale. E quindi vediamo che l'orologio digitale si è molto evoluto da quello degli anni 80 e adesso è diventato addirittura un dispositivo medico che tutti noi possiamo facilmente indossare. Fantastico, la ringrazio molto. Dottor Saccente, il digitale Buongiorno. dunque sta trasformando diversi settori economici, ma anche sta trasformando la nostra vita. Dunque si deduce che stia diventando un importantissimo tema di investimento. Giusto? Con quali prospettive di crescita? Giusto, innanzitutto buongiorno e vi ringrazio per l'opportunità di parlare di questi due temi interessanti dal punto di vista dell'investimento. E per rispondere alla sua domanda, è sicuramente un'interessante opportunità e tema di investimento tutto ciò che ruota intorno al digitale, a quella che viene definita digital economy. Come diceva il dottor Bonfanti, che ringrazio per i suoi esempi, fa parte della nostra vita presente e farà sempre più parte anche della nostra vita futura. Sta impattando diversi settori ed è sicuramente un megatrend trasversale tra i vari settori. E i driver che stanno portando alla crescita del digitale li conosciamo tutti, quindi ha fatto già qualche esempio il dottor Bonfanti, l'utilizzo e la diffusione degli smartphone, la diffusione dei social media, la diffusione di internet, l'IoT, l'Internet of Things, quindi la interconnettività tra gli oggetti, per non parlare poi dei fattori che hanno anche provveduto ad accelerare questo processo. E ricordo appunto che la pandemia che tutti stiamo vivendo sicuramente ha accelerato un po' il processo di digitalizzazione. E giusto per portare alcuni esempi che spiegano un po' la crescita che sta avendo il digitale, faccio riferimento ad esempio ad un sondaggio recente del MIT Technology Review Insight, che ha analizzato le aziende in US subito dopo il primo lockdown, quindi nell'agosto 2020, e si è visto che in US 8 aziende su 10 hanno investito massicciamente in infrastrutture digitali per agevolare il telelavoro e per operazioni commerciali online, quindi per rinforzare la vendita online. Sono esempi di cui ha parlato anche il dottor Bonfanti. L'e-commerce è sicuramente una parte rilevante di questa digital economy di cui si parla. E da questo punto di vista, un altro dato rilevante che spiega un po' la crescita è quello derivante appunto da un'altra ricerca, i marketer, che ha sempre analizzato la crescita delle vendite al dettaglio online negli Stati Uniti nel 2021, quindi quest'anno, arriva a 13,7%, costituendo appunto una quota di circa 908 miliardi di dollari. Sono più del 15% di tutte le vendite al dettaglio negli USA. Questo appunto è a dimostrazione della crescita enorme che sta avendo l'e-commerce, ma come anche altri esempi che ho fatto prima proprio sul digitale. Quindi fa parte della nostra vita, ma diventa anche, sta diventando un'interessante opportunità di investimento. E come fa il piccolo risparmiatore a investire in questi megatrend, nel digitale
e nell'intelligenza artificiale, poi ne parliamo magari dopo dell'intelligenza artificiale, ma in questo momento nel digital economy, come fa un piccolo risparmiatore a investire? Certo, allora, come dicevo, è un interessante tema di investimento, è effettivamente come può un investitore, come un risparmiatore investire. Sicuramente un modo per investire è andare a comprare, ad acquistare sui mercati borsistici delle aziende collegate a questo tema, delle singole aziende. Però ovviamente questo è un primo modo. Un altro modo per investire, anche in modo un po' più diversificato, quindi magari non andare a selezionare una sola azienda, ma magari investire su un paniere di aziende, su un indice, qui viene sicuramente interessante, interessanti sono i prodotti del risparmio gestito. E qui il risparmiatore può sia investire in fondi attivi e quindi magari affidarsi ad un gestore nella selezione dei titoli più interessanti proprio della digital economy, oppure un altro modo è investire in maniera passiva, quindi utilizzando ad esempio strumenti come gli ETF, che replicano in maniera efficiente e trasparente un indice diversificato di aziende della digital economy, che sono scambiati intraday sui mercati regolamentati e anche a basso costo. Quindi comunque possibilità di investire nel digitale sono diverse e sono oggi a disposizione degli risparmiatori, degli investitori. Grazie. Dottor Bonfanti, torno da lei. Cosa ci si può aspettare nel futuro di novità? Immagino che lei poi sia particolarmente esperto perché studia questi fenomeni in divenire. Beh, direi che quello che ci possiamo aspettare è sempre più l'accento su quella che era già stata citata prima, ovvero sull'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale ogni tanto sembra anche una parola un po', come dire, da fantascienza, di qualcosa che è molto al di là dall'essere fra di noi. In verità, invece, è già veramente fra di noi. Faccio un altro esempio che tutti noi abbiamo a casa o sul cellulare: gli assistenti vocali. Poter chiamare Siri, che è l'assistente vocale di Apple, poter dire: Ehi Google, fammi qualcosa. Quello è un esempio pratico di come l'intelligenza artificiale arriverà anche a basso prezzo. Fra tutti noi. Ecco, in questo momento ho detto Ehi Google e mi è partito in sottofondo. In realtà c'è anche un altro esempio pratico che tutti abbiamo visto, sono le cosiddette chatbot. Magari spesso noi abbiamo interagito con una chat della nostra assicurazione, della nostra banca. Ecco, spesso dietro le chat di assistenza clienti c'è l'intelligenza artificiale, non c'è una persona. Quindi quello è già fra noi e diventerà sempre più pervasivo. Assieme a che cosa? Assieme a una nuova infrastruttura che è quella del 5G. Che cos'è il 5G? È l'evoluzione dell'infrastruttura attuale utilizzata sempre per le telecomunicazioni, per i nostri telefoni. Ad oggi abbiamo il 4G, si passerà al 5G. Quali saranno i vantaggi? Tre vantaggi principali: sarà estremamente più veloce nel trasmettere i dati, ridurrà in modo netto la latenza, ovvero il gap temporale che c'è tra quando viene mandato un segnale e quando viene poi elaborata la risposta, e sarà estremamente meno energivora, cioè consumerà molto meno. Grazie al 5G unito all'intelligenza artificiale ci sarà quella che sarà una vera e propria esplosione dell'Internet of Things, citato giustamente dal dottore Saccente, cioè vorrà dire che nei prossimi anni vedremo che tutti o quasi i dispositivi saranno interconnessi, perché grazie al 5G e alla riduzione dei costi sarà diciamo non così impossibile fare in modo che veramente ci siano la casa domotica dove tutti i dispositivi saranno interconnessi, le auto che in parte già lo sanno, ma pensiamo anche ai macchinari in una catena produttiva. Quindi l'Internet of Things massivo sarà un qualcosa importante fra di noi. E poi faccio un altro esempio pratico di cosa porterà il 5G. Per esempio la chirurgia teleoperata, che adesso non si può fare per un motivo banale che forse tutti noi abbiamo sperimentato durante la pandemia, quando eravamo connessi con dei colleghi a fare una video call, ma c'erano problemi di banda. Quindi c'erano dei ritardi nella risposta o si doveva spegnere il video perché la banda non era sufficiente. Ecco, immaginate di non essere a fare una video call con dei colleghi, ma di essere un chirurgo che sta operando.
non potete permettervi in quel momento di spegnere la telecamera perché c'è poca banda. Ecco, questo quindi sarà anche un esempio concreto di innovazioni che nel corso dei prossimi anni diventeranno realtà. Grazie, è stato veramente molto utile la sua spiegazione, perché sui 5G avevo dei dubbi e delle poche comprensioni. Dottor Saccente, l'intelligenza artificiale come viene interpretata nel mondo del risparmio? Ma sicuramente, come ho detto per il digitale, l'intelligenza artificiale costituisce un interessante tema di investimento. Quindi ci sono prodotti, fondi, ETF che danno la possibilità di investire quindi, nell'artificial intelligence, quindi nella tematica, nel megatrend dell'artificial intelligence. Il secondo, secondo me, modo per interpretare all'interno del mondo del risparmio è sicuramente come fattore che può innovare la costruzione dei prodotti stessi, accanto ad esempio alla componente umana dei gestori. E per questo voglio fare un esempio. E l'esempio magari può venire dalla nostra gamma, la gamma di Lyxor dell'ETF sui megatrend, che combinano attivo passivo e artificial intelligence. Quindi l'artificial intelligence diventa un fattore chiave per la costruzione dell'indice e per la selezione delle società che fanno parte appunto di questo tema di investimento. Cosa vuol dire? Vuol dire che io utilizzo l'artificial intelligence per andare a selezionare, per andare a livello worldwide, andare a fare picking di società che coprono un determinato tema. E questo sicuramente è un'applicazione dell'artificial intelligence al mondo del risparmio gestito. E quindi per dare proprio un esempio pratico, noi abbiamo un ETF, ad esempio, che dà la possibilità di investire sulla digital economy, giusto per fare un riferimento al tema di cui parlavo prima. Investire in digital economy significa investire in tanti settori, abbiamo detto che è un tema trasversale che abbraccia l'information technology, abbraccia i servizi di comunicazione, abbraccia anche la finanza. Utilizzo per questo ETF e per la costruzione di questo indice l'artificial intelligence per andare a selezionare società che fanno parte di questi segmenti della digital economy. Quindi, da una parte l'artificial intelligence come tema di investimento interessante, dall'altra parte artificial intelligence come fattore per innovare i prodotti del risparmio gestito. Senta, velocemente, si può fare qualche ipotesi di crescita di questo intelligenza artificiale? Sì, certo. Posso portare dei dati, posso fare riferimento a alcuni dati che danno un po' l'idea di quanto stia crescendo anche il mercato dell'artificial intelligence. Ad esempio, il mercato globale dell'artificial intelligence raggiungerà i 733 miliardi di dollari entro il 2027. Questo significa che crescerà di più del 40% all'anno, quindi una crescita enorme proprio del mercato dell'artificial intelligence. Poi il dottor Bonfanti faceva riferimento a cosa significa artificial intelligence, no, abbraccia anche questo tanti settori che vanno dalla robotica, ha fatto anche l'esempio di Alexa, eccetera, e altre diciamo, applicazioni. E quindi anche portando un esempio della robotica, posso dire che anche il numero, le unità di robot sta aumentando sensibilmente. Ad esempio nel 2019 si contavano 12 milioni di unità, si prevede che entro il 2025 arriveranno a 37 milioni di unità. Questo per dare un altro esempio di crescita proprio anche del settore dell'artificial intelligence. Grazie. Senta, dottor Bonfanti, lei ha fatto un quadro preciso ed esauriente su quello che sta succedendo e quello che succederà. Ma le chiedo una chiosa finale, soprattutto sull'intelligenza artificiale, che penso porterà anche degli ulteriori cambiamenti alla nostra vita. Sì, riprendo lo spunto sulla robotica citata adesso dal dottor Saccente. E anche il fatto di quello che abbiamo visto esserci durante la pandemia Covid. Ecco, io dico che il Covid è stato un po' la cartina del tornasole su tante cose. Tante cose sono successe anche in poco tempo, quindi nuovi vaccini, miglioramento delle cure, tutte le evoluzioni del digitale citato prima come sistemi di e-commerce o altro. Ma dall'altra parte io ho visto che c'è stato un grande assente. E quel grande assente si chiama la robotica, ma non intesa in termini industriali, ma la robotica quella diffusa anche fra tutti noi. Forse vi ricordate, ma non troppo tempo fa, la stessa Amazon faceva delle pubblicità in cui
pensava di consegnare i propri prodotti con i droni. Ecco, io non li ho visti, non li ho visti in un momento che sarebbe stato l'ideale perché con le città vuote, ecco. Che cosa mi fa capire? Mi fa capire che forse la robotica da un lato è molto avanzata, quindi qua dal punto di vista industriale, dall'altro, e parlo della robotica di servizio, ecco, su quella c'è ancora molto, molto da fare. Ci sono dei piccoli esempi, qualcuno di noi ha a casa il robot che aiuta per esempio a pulire il pavimento, ma sono veramente pochissimo rispetto a quello che si potrà fare. Unito anche un altro grande trend, che è l'invecchiamento della popolazione, quindi bisognerà essere realisti e quindi avremo bisogno di strumenti a supporto. Quindi la mia chiosa finale è che probabilmente come oggi siamo abituati ad avere ognuno il proprio smartphone personale, e nessuno probabilmente l'aveva predetto un po' di anni fa, probabilmente fra un po' nel medio termine. Tutti noi non dovremmo solamente avere lo smartphone personale, ma avere un androide personale, come quello che state vedendo adesso nel video, quindi un cosiddetto personal humanoid che ci aiuterà e ci darà assistenza nella vita quotidiana. Ecco, questa è una ottima notizia perché io il robot che mi fa le pulizie, cioè che mi pulisce per terra, ce l'ho già il Roomba. Però francamente sarei molto felice di avere un cameriere nel vero senso della parola che mi porta anche il caffè a letto. Bene, io vi ringrazio molto e in questa speranza di avere presto un nostro cameriere a disposizione tutto il giorno. Vi saluto, vi ringrazio e si conclude qui il nostro viaggio alla scoperta dei nuovi megatrend dell'investimento. Vi ricordo che tutte le puntate possono essere riviste on demand su Finanza Now e su salvadenaro.com. Alla prossima.